Ma se ci sono degli interventi, prego. Ovviamente il tono della sintesi vale anche per chi mi fa la domanda. Sarà proprio per voi, sarà molto breve. Buonasera. Non sono né un geometra, non sono né un architetto e né un ingegnere. Però sono un cittadino. Ma stando a quello che ha detto l'assessore, il cittadino, se è considerato, non potrebbe proprio parlare, perché quando l'assessore dice noi abbiamo l'ingegnere, l'architetto, ti viene voglia come cittadini di dire allora sono fesso, non voglio parlare. E uno, poi dopo, non me ne prendete volere, per un modo di dire, ecco perché molte volte i cittadini non vengono a parlare, perché vengono considerati come dei tanti fessi, che non lo sono. Poi io ho battuto le mani ai due giovani e dico ancora una volta siete stati bravi e continuate, ma non perché voglio colpire un'amministrazione o un'altra ancora. Tanto è vero che siete stati muti, non avete parlato, avete fatto vedere un video e ognuno poteva capire e vedere quello che voleva capire e vedere. Voi non avete colpito nessuno, ecco perché io sono d'accordo con voi e dovete continuare, perché continuare non significa far vedere il marcio, ma significa che questo e dobbiamo migliorare, perché se noi non facciamo vedere questo non miglioriamo. E vi do un plauso ancora un'altra volta. Nonostante, comunque, volevo dirvi una cosa, volevo dire due cose che sono state anche prese dal presidente e anche dall'architetto, però è stato fatto un passaggio molto, molto sottile. Io voglio essere un poco più incisivo come cittadino, perché il cittadino cammina, vede, osserva, a parte che io sono nato a Casoria e appunto come diceva il direttore, mi sento male quando cammino per Casoria, mi sento male quando devo andare a prendere mia figlia col passeggino che sta a via Marco Rocco, dove hanno fatto i palazzi nuovi, che è il palazzo di Carmignano, e dirò qualcosa anche su questo di Carmignano. Io lo vado a prendere con la macchina, perché col passeggino assolutamente, io ho paura, col passeggino assolutamente, c'è anche un altro bambino con lei, quindi, col passeggino, dico no, ma io ti vengo a prendere io, non venire col passeggino, ti vengo a prendere io, perché ho paura. E perché ho paura? Pensate un poco, io sono nato a Casoria, riprendo un'altra volta quel discorso, c'ho una certa età, cioè i capelli bianchi. A Casoria eravamo 10.000 abitanti, forse meno, non riesco, non so ancora, perché io non è che vado nei particolari vecchi, ma 10.000 abitanti c'era. San Mauro, San Benedetto, Corso Umberto, la ferrovia, Marco Rocco, San Benedetto l'ho detto, poi era tutta terra. È stato fatto lo sceglio, vabbè, è stato fatto lo sceglio, ma possiamo migliorare. E come? Non sono un ingegnere, non un architetto, non sono nessuno, sono anche cose che hanno toccato sia il presidente e sia. Però è stato fatto un passaggio piccolino, perché aerofotogrammetico, io lo faccio proprio di persone. Io sono andato a vedere il cinema Italia quando ero bambino, dice ma che stai dicendo? Che vuol dire il cinema Italia? Quindi io l'ho visto di persona. Cioè se noi compriamo, cioè noi, se il comune compra, vedete come riuscirebbe a trasformare il centro Piazza Cirino, cioè quello là arriva da Piazza Cirino, arriva fino a Via Diaz, se non sbaglio, perché io ricordo benissimo che erano 50-100 persone che andavano a vedere il cinema all'aperto là. Come potremmo, l'errore che abbiamo fatto, cioè che è stato fatto, e lo dicono i cittadini, l'ho sentito dai cittadini, e quindi quando la SCGS, perché non si poteva, cioè quella la SCGS, se si comprava quello, collegava, niente di meno, via
via Principe Piemonte con via Leonardo da Vinci, arrivava quasi al centro. E perché non si poteva il Vico Carmignano, niente di meno. Lo so, però abbiamo ancora il Vico Carmignano che collegava Marco Rocco con, addirittura con allora, mo che ci abbiamo, se veramente ci sta la volontà, c'è la volontà, l'ha detto pure il presidente, costruire su costruirmi, cioè ho preso solo questo, su costruire su costruito, e mi è piaciuto molto che non si deve fare, addirittura ci sono dei palazzi vecchi i quali si vendono con 4 soldi. Cioè, ma perché? Perché non comprare e cercare di aprire le strade? Cioè, è mai possibile che come se quando io tenevo un anno, e sto parlando di 62 anni fa, che la strada di via Marco Rocchi è sempre la stessa. Quella strada di via Consumberto è sempre la stessa. Quella strada, ecco, comprare per poter fare il mondo. Abbiamo la possibilità, perché ci stanno un sacco di palazzi che si vendono, perché è inutile, come diceva l'architetto, scusami, al centro di Casori, no? Ammettiamo dove hai fatto vedere il video di Padre Ludovico, aggiustiamo, facciamo, e poi il palazzo di Lamagna, qua tra 5-6 anni, fanno un palazzone 7-8 piani. Ma che aggiustiamo a fare questo viaggio? Cioè, scusate un attimo, ma questo volevo dire. C'era Ciro Galino, pare che voleva intervenire. Una domanda a me all'architetto. Io sapevo che voleva. Vabbè, ma senza microfono, presidente, no? Siamo così in pochi, che come dice il grande Salvatore Napolitano, poi quando il livello sale, purtroppo. Ma l'ho mai detto chi, questo? Chi non mi citare, non sai che quando il livello sale, chi è già bravo, quando il livello sale, architetto, io vi rivolgo solo a lei, perché come ha detto tu, come ha detto bisogna capire. E a Pragoria è un grande popolo, scarpe grosse e cervello, che dice chi domanda non ferrone. Ho lavorato sia l'architetto napoletano e sia il dottore Forsetano, quindi ci domandano per loro. Allora è una colpa, è capito, quando il livello diventa alto, chi è già bravo, non mai niente, chi è già bravo, chi è già competente, chi già conosce le cose va via. Chi invece come noi, come Pasquale Casilla e altri, non sappiamo tante cose, cercammo di capire, aspettammo fino all'ultimo. Ma pure per capire. E tra tanti, il dipende dell'ingegnere Dan è stato semplicissimo, quindi l'ho capito. Il dipende dall'architetto formato è stato un po' più complicato che volevo fare. Io poi lo faccio ripetere la prossima volta, però. E così parliamo sempre a tutti i migliori. Io mi faccio tutto quanto urbanistico. Allora l'architetto formato voglio dare delle informazioni. E lui deve dare delle informazioni. Perché? La parola storico è recente, nonostante che sono le città più storiche dell'area nord di Napoli, senza ombra di dubbi e senza offesa di Frate Maggiore né Abraco, ma a livello di storia siamo nettamente superiori, ed è una storia scritta, basta andarla a leggere, non come ha fatto l'ultima commissione toponomastica composta da 3 professori con 2 Casorio, che hanno fatto 66 strade prendendo l'elenco dei morti della rivoluzione partenopea. Più 2-3, appena 2-3 casoriani, poi 60 nomi, i 3 componenti, della, prima che arrivasse la futura qualità, cioè il suo ante... Il suo predecessore aveva l'elenco dei morti e aveva 66 nomi nuovi. Allora la parola storico, se non mi sbaglio il merito, non se ne andate, ecco la domanda è bella, è di Massimo Santoro, che è uno che ha cercato nel 2004-2005 di far sì quella vecchia polemica tra restauro e vivo, non ne capisco, era un po' informato, quella vecchia polemica tua nel 2004-2005 tra recupero e restauro. Purtroppo tu e Salvatore me l'hanno fatti e hanno fatto a modo loro, perché poi dopo il 2004-2005 sia Salvatore Napolitano sono andati via. E siete 2 persone straordinarie, mi sono pure un barra buone di sciù,
formalmente e ufficialmente l'architetto napoletano, due persone straordinarie. E purtroppo, quando guardo la polemica tra recupero e restauro, quando facevano lì, facevano in modo che ve ne andaste in un modo e l'altro, non ve ne che ve ne cacciate, però facevano in modo che ve ne andaste. No, ce ne andammo prima. Ve ne andaste prima. E in modo che la parola antico, sapete che intendevano i palazzinari di Casoria? Antico, loro intendevano Trascita. Quelli che hanno comprato i vicoli di via Santa Croce, che ha tanto affascinato l'architetto Moppi, vi ringrazio per questo, perché sono miei Casoria Pietrano, però Casoria sono nato, e mi hanno fatto la stanza, il sindaco Ferrara mi ha fatto la stanza che affaccia un forno latino, che è Piazza Santa Croce, e il basso natio, che sta sempre a Piazza Santa Croce, quindi che è la cosa che ti ha fatto in Santa Croce, quindi grazie a priori e a posteriori. Antico, caro architetto romantico, la frase, loro, via di quelli che hanno... Ma mi dispiace, non sono informato, l'architetto, l'ingegnere Dato lo sa bene, hanno comprato i vicoli, l'hanno fatti a Napolitano e a Santoro, e hanno fatto i palazzi che hanno... Come dice Maritza Moffa, ha detto che l'hanno allucinato. A una vista di palazzo è rimasto allucinato, ha parlato anche di metri cubi su metri cubi, è rimasto scandalizzato. Non vi dico quello che mi disse l'architetto Pagliaro quando lo accompagnai e passammo per la circonvallazione esterna. Quando vide la circonvallazione esterna l'architetto Pagliaro rimase sbalordito e dice: ma chi l'ha fatto queste cose? Allora questo è quello che io mi dispiace, che poi si filosofeggia, è vero che gli architetti si trovano in particolare, mi dispiace quando si filosofeggia, non si fa nel particolare come ha cercato di fare l'ingegnere Dan. Cioè là è stato fatto apposta, non è che su belle buone sono nati i palazzi, hanno comprato poi perché i palazzi cari? E sono i nomi e i cognomi, basta andare a vedere, la Giaricerina, Salvatore di Sostavo, Franco Russo Sostavo, io lo so, tutti quanti lo sappiamo. Allora basta andare a vedere chi li ha comprati, e poi perché i palazzi carano? Non mettono un filo di stucco per 30 o 40 anni, possono mai non vedere. E non lo fanno apposta. Se è crollato l'ultimo, ne facevano uno mese di roba. Santa Maria, l'ultimo è crollato. La questione che loro hanno il dovere di informare, la questione è stata sulla dica e sullo storico. Là è tutto il gioco del centro storico, anche che non so che è tutto cosa, perché tanto più brutto con me, non ha avuto tipo faccio. Architetto formato, prego. Enrico, se serve che farà abbassare il prezzo, come hai detto, no, lo può affittare il punto. Mi sembrano ottime ragioni per cominciare a comprare un po' di... Li fanno comprare pochi, arrivano a tempo. È tutto già comprato da minimo, da prima del 2004-2005. Perciò Santoro non se ne aveva una iaga soldi. E ne faceva lì. Comunque, io, diciamo, questa, diciamo, considerazione generale, faccio, diciamo... cerco in queste esposizioni che faccio di mettere in evidenza più delle questioni anche un po' provocatoriamente per suscitare il dibattito. Sono in una posizione molto privilegiata e semplice, perché io non sono, diciamo, uno che sta facendo il piano, non sono uno che fa l'ufficio tecnico, non conosco neanche bene Casoria, perché non sono di Casoria, non ci ho mai lavorato. Quindi, diciamo, io faccio delle considerazioni che spero possano essere utili al dibattito in generale, però senza nessuno specifico a questioni pregresse che molto spesso magari ignoro anche, però questo può essere interessante anche per voi, perché così vedete uno sguardo non neutro sulle cose. Ma chi è che vuole intervenire? Se no chiudiamo. Chi è? Mi puoi consentire di... Come no? C'è l'ex, il penultimo assessore all'urbanistica. No, ma chi è? Ah, vai.